Sono venuto alle manifestazioni precedenti e ho preferito ascoltare. Però stasera, appena sono arrivato, ho incontrato cari compagni di un tempo, di quando anch'io ero un militante della CGIL, e mi hanno subito fermato, mi hanno detto: stasera però devi prendere la parola. E allora prendo la parola per dire una parola sola: grazie al vostro movimento. Senza la vostra forza la nostra iniziativa parlamentare poggerebbe sulla sabbia. Siete una grande forza, un movimento unitario che ha il passo lungo. Avete rappresentato le cose migliori della scuola italiana, la qualità, la saggezza anche della scuola italiana e soprattutto la dignità della scuola italiana. Da mesi si parla di buona scuola, voi siete la vera scuola ed è compito nostro, di tutti i parlamentari, ascoltare le vostre istanze. In queste ore il governo ha accettato di riaprire la discussione nelle forme che ancora sono indefinite, non sappiamo se sarà un'occasione vera, profonda, però è molto importante che il Presidente del Consiglio abbia riconosciuto che c'è stato un errore e che abbia dichiarato di voler riaprire la discussione. Noi dobbiamo prendere sul serio questa possibilità di dialogo. Però, se capisco bene le date, questo dialogo avverrà a luglio, e allora perché rimanere con le mani ferme in panciolle per 15 giorni? Noi parlamentari vogliamo lavorare, e allora che cosa si può fare in questi 15 giorni? L'ordine del giorno che dice: intanto assumiamo i 100.000 precari, portiamo questa buona notizia, anzi secondo noi se ne possono assumere anche di più, perché con i soldi disponibili possiamo arrivare a 130.000, e quindi non solo quelli delle gare esaurimento ma anche gli idonei del concorso 2012 e anche giovani abilitati che insieme con gli altri possono dare quelle professionalità che sono necessarie al fabbisogno. Ragioni tecniche, perché questo piano assunzionale è legato alla approvazione generale della riforma. È falso, ho dimostrato in Commissione Cultura che questo è falso, perché il testo di legge attuale rinvia, come è noto, gli ambiti territoriali e, dagli ultimi emendamenti, anche il potere del preside, adesso dirò qualcosa, all'anno scolastico successivo, cioè al 2016-2017. Questo significa che se il disegno di legge, così come è proposto dai relatori, fosse approvato immediatamente, i 100.000 verrebbero assegnati alle scuole secondo le regole vigenti. Quindi significa che la nostra proposta di assumere subito i 100.000, anche prima dell'approvazione del disegno di legge, è tecnicamente straconquista se si riapre la discussione. Dovete entrare nel merito tutti insieme, con quella forza e con quella unità che avete dimostrato fino ad oggi. Noi faremo altrettanto. Noi non siamo d'accordo nel dare questo potere discrezionale al preside. Abbiamo dimostrato in tutti i modi che questa regola del preside, che deroga, perché di questo si tratta, da una graduatoria e quindi da un concorso, o comunque da graduatorie che sono lì secondo il merito, deroga a quelle graduatorie per far avanzare questo o quello secondo il suo ghiribizzo. Questo significa, in Italia, in tante parti del paese, significherebbe aprire al clientelismo di questo paese, la questione clientelare del nostro paese. La scuola italiana, tutto sommato, è rimasta indenne, perché aveva queste regole. Se oggi si rompono queste regole, può determinarsi quello che è successo nella sanità. Le scuole possono diventare come le ASL. Noi questo non possiamo accettarlo, e soprattutto questo potere di tutti i settori conservatori del nostro paese hanno teorizzato da tanto tempo e adesso avrebbero lo strumento per realizzarlo. Noi non siamo d'accordo nell'applicare il Jobs Act